Ricorda che noi lavoriamo per soldi, se non puoi pagarti, perché noi dovremmo, avremmo dovuto farti da guardia del corpo. Ok. Puoi pensare solo a quello. Io spero che tu, Sir Victor, abbia un bel portafoglio allora. E Killian dice come se Siena fosse sia differente. In ogni caso, loro mi hanno accompagnato attraverso Valandis. Glenn interviene e dice: possiamo concentrarci sull'argomento principale. Naturalmente, dice Sir Victor. Mi spiace che non ve ne ho parlati prima, ma la vera ragione per cui sono Valandis è il grande Grimorio, anche lui. Sono qui a dirvelo perché abbiamo bisogno del vostro aiuto. Allora, Cameron è boh, è un intruso, quindi in un certo senso è una specie di spia, una specie di... Boh, vediamo. Victor, sei sicuro che questa sia una buona idea? Di sicuro loro possono essere dei... come dire, combattenti con esperienza. Noi potremmo trovarne degli altri alla gilda degli avventurieri. Io credo in loro. Questo non significa che dobbiamo spiegargli tutto. Noi abbiamo bisogno dei loro muscoli, non dei loro cervelli. Grazie, tesoro. Cameron, con che cosa te ne stai uscendo ora? Ti ho spiegato tutto prima e tu eri d'accordo. Ora, non tenerci in sospeso con la suspense, dice Killian. Ok. Io prenderò il tempo necessario per rispondere alle vostre domande. Almeno finché queste coppe sono ancora piene. Ah, c'è una spia là, avete visto? Fuori, fuori, qua, qua, qua. Si è avvicinata. Allora, Cameron è responsabile per il grande Grimorio e lo sta studiando da diversi anni. È una cosa... Onesti. Una cosa sgradevole, insomma. È una cosa sgradevole. Contiene un'infinità di segreti e hanno un po tremendo potere distruttivo. Parla dei Grimori in generale, mi sa. Nasty vuol dire brutto, cattivo, pericoloso anche, sì. Noi abbiamo visto di cosa è capace e questa è la ragione per cui Cameron e io lo vogliamo distruggere. Tu vuoi distruggere il Grimorio? Carina qua. Il grande Grimorio è un'arma degli dèi. Nessun uomo dovrebbe tenerlo tra le sue mani. Non distruggerlo prima che altre vite vadano perdute. Io ti aiuterò. Bene, aspetta per la loro spiegazione prima. Beh, ha già detto una cosa importante però. Ok, e tenete la vostra voce bassa. Se qualcuno lo scoprisse, noi verremo appesi sostanzialmente. Allora, così, cosa ne sapete a riguardo? Ah, cosa volete sapere a riguardo? Quindi Glenn dice... Può dire cos'è esattamente il Grande Grimorio, oppure da dove viene quella pietra, oppure come possiamo distruggerla? Penso che possiamo andare in ordine. Allora, è una versione più potente di un Grimorio ordinario. Queste gemme sono capaci di immagazzinare e rilasciare energia.
loro possono essere trovate in strati, vecchi strati geologici. Generalmente si formano in posti con un'alta concentrazione di etere depositata. I più grandi grimori trovati in natura possono essere grandi quanto un pollice, ma il grande grimorio ha la dimensione di un pugno, quindi o così o un pugno nel caso è gigantesco, quindi. Ah, aspetta, noi non crediamo che sia stato creato naturalmente. Qualcuno l'ha creato? Noi non lo sappiamo. Ma una pietra similare è menzionata nella storia della quinta epoca. I dei l'hanno usata come arma per distruggere intere regioni e iniziare l'apocalisse. Fortunatamente, loro non, alla fine non l'hanno fatto. Refrain vuol dire. E si sono trattenuti dal farlo. Sì, gli esseri umani sono ancora vivi nella settima epoca. Esattamente. Noi non siamo qua per una lezione di storia. Avete altre domande? No. Da dove è venuta questa pietra? Nei vecchi testi della quinta epoca. Appunto, si riferiscono, ci sono dei riferimenti molto brevi al fatto che sia stata considerata l'arma degli dèi, ma poi non è stata più menzionata. Questo fino a 5 anni fa. La pietra che si trova nel. Questo fino a 5 anni fa. La pietra si trova nella casa, nella stanza del tesoro di Tarin, dove è stata tenuta come un mero pezzo di gioielleria, finché Guan, che abbiamo già capito chi è quel biondino, Guain, non so come si pronunci, ha scoperto il suo potenziale. Quindi era lì come un pezzo di tesoro, ma 5 anni fa Guain ha scoperto il suo potenziale. Wine era anche lui nella stanza del trono. Ah no, non è biondo. Era quell'uomo con i capelli bianchi e occhi di differenti colori. Wine è come si chiama? Consulente del principe e un collega di Cameron. E lui è anche una vecchia conoscenza mia. Abbiamo entrambi studiato a Nisa. Così questo uomo è un Ar. Fortunatamente lui non condivide le preoccupazioni di Cameron riguardo al potere di questa pietra. Lui sta cercando di usarla per questa guerra, piena efficienza per quanto possibile. Noi abbiamo fatto degli esperimenti con questa pietra 5 anni fa e il suo potere fa paura, insomma. Io ho parlato contro il suo uso, ma il re e il consiglio sono stati unanimi contro di me. E poi, beh, sapete cosa è successo a Wyrmshire? E infatti c'era anche quel Wayne lì. Perché quella pietra era qua? Darin ha sconfitto Gravos e ha preso la città. Allora, perché la pietra era lì? Darin ha sconfitto Gravos e ha preso la città. E quel posto era pieno di loro soldati, di Darin, intende. Onestamente non so perché il principe.
la tenesse lì e cosa aveva intenzione di farla con essa. Ora la pietra è tornata a Tormund, verrà usata nelle prossime battaglie. Questo è certo? Sì. Le preparazioni sono già in corso. Com'è che possiamo distruggerla? Questo problema, non lo sappiamo. Ok, il grande grimorio viene usato colpendolo, lo sappiamo. E questo inizia una tremenda esplosione, attiva una tremenda esplosione. Quello qua che come dicevo io. Solo nel raggio di 3 metri intorno alla pietra nulla succede. Questo per proteggere l'utilizzatore. Questa è la ragione per cui Killian e io siamo sopravvissuti all'esplosione. Questo lo pensa. Dopo di questo la pietra si riassembla e può essere usata ancora. Questo significa che tu non puoi distruggerla in una qualche maniera normale. Non c'è un vulcano in cui buttarla. Il Monte Fato, non c'è qua il Monte Fato. Queste sono tutte le tue domande. Ora. È successo solo qualche settimana fa che io ho fatto dei piccoli progressi e poi ho chiamato Victor Avalandis. La casa reale tiene una lista di tutti i regali che vengono fatti al re in varie occasioni. Su quella lista io ho trovato un grimorio coi colori dell'arcobaleno. Monaco chiamato Nalkiber del monastero Kindred. Portata qua come un regalo più di 50 anni fa. Questo monaco probabilmente non è più vivo. Ma il monastero esiste ancora. E qua è dove saltate fuori voi. Allora, quindi tu stai pianificando andare lì e vuoi che ti accompagniamo. Esattamente. Il monastero è locato nell'est ed è stato abbandonato da decadi. Figuriamoci. Al posto dei monaci, lì ci vivono ormai dei mostri. Noi abbiamo bisogno appunto di avventurieri capaci per proteggerci da loro. E quindi, mentre voi cercherete delle informazioni riguardo al Grande Grimorio, cioè, e nel frattempo, voi cercherete le informazioni riguardo al Grande Grimorio e a questo Nalkibber. Sì, informazioni. Tipo, da dove è venuta questa pietra? Come è arrivata in possesso di questo monaco? Magari noi potremmo anche trovare una maniera per distruggerla. Noi ti aiuteremo. Non c'è bisogno che ci paghiate. Ehi, parla per te stesso, per te. La pietra non è di mio interesse. Senza una ricompensa io non alzo nemmeno un dito. Questo ragionamento mi suona familiare. Ma perché ci stai raccontando tutto questo? Non ti metti in pericolo condividendo queste informazioni esplosive? Si riferisce probabilmente a Nanettoli, a Cameron. Anch'io non lo capisco. Io ho le mie ragioni. Non posso dirle. Mi dispiace. Quali sono le tue ragioni? Scusa, così mi preoccupa, no? Poi mi sembra che vuoi tenertela per te. Quali sono le tue ragioni? Non importa. Vi ringrazio per la vostra fiducia. Voi avete guadagnato un nuovo compagno. Permettetevi di aiutarvi. E il tizio è andato. Che è stato? Giuro che. Ho visto qualcuno fuori dalla finestra.
sono corsi qua. Fermate voi lì al tavolo. Che è questo? Lasciate le vostre armi e arrendetevi. Voi siete in arresto. Cosa? Per quale ragione? Voi lo sapete più che bene, spie. E se c'è stato una, come dire, uno sbaglio, tu sai con chi stai parlando? Gallows? Il patibolo vi attende. Muovetevi ora. Ok, sembra che noi dobbiamo combattere per salvarci. Ma io non ho nemmeno finito la mia birra, oh, ragazzi. Vabbè, dobbiamo combattere per forza. Ah, però ci dà il tempo forse per... Cameron non combatte? Allora, vediamo. Lui 0. Lui 0, 0. Invece Batraz 2. E Senna 0. Quindi Batraz. Allora, vediamo cosa c'ha. Nuovo è uno dei buff del target. Chissà se questo funziona di più del... Perché Clean è un attacco. Questo forse è magico. Puro magico, boh, non so. Oppure c'ha il Berserk. Ah, ok, quello che riceve i, cioè aumenta i danni ma riceve i danni, quindi. Oppure questo, che fa 1,7 di danni su 1 di luce. Perché la Claymore fa 1 per, ma su tutti. Light Sword invece lo fa solo su 1. 1 è 1,7. Vabbè, possiamo prendere questo. Poi vediamo cos'è. Magia anche, volendo. Questo incrementa il guadagno di punti tecnica attraverso gli attacchi normali per 10. Perché lui cos'è? Riceve indietro dei punti tecnica? Però normali attacchi, eh. Oppure aumenta l'attacco. Però se non sbaglio, appunto, lui fa più che altro, a parte questo che è fisico, 2,2. Vabbè, non è neanche male. Cosa che aveva? Ah, ok, questo per la pietra, per la terra, gli attacchi di terra. Inflige praticamente l'aumento dei danni di terra a tutti. Non so. Non so, al momento non... aspettiamo un attimo perché bisogna riusarlo e vedere un attimo. Allora, cosa fa un 0-8 a tutti? Iniziamo le difese, ma pare che queste in teoria non sono difficili, però vediamo. Questo fa... Ho visto che c'hanno a volte degli stutter nel... Non tanto nel combattimento, questa è la prima volta. Strano, perché vedendo che tipo di grafica ha, mi sembra veramente strano. Mi sembra di capire che la strategia... No, cos'è che non... Porta... Deboli al fuoco. Diciamo, mi sembra che la strategia di attaccare solo uno, cioè tutti e tre insieme, non renda, perché alla fine ci attaccano tutti. Meglio concentrarsi su uno, farlo fuori uno.
Aia, che botta. Non c'è chiaramente adesso. Infatti noi abbiamo fatto niente finora. Ok, curiamo Victor. Curiamo tutti. Proviamo tipi poco. Cioè, di solito non avevamo difficoltà con questi, invece abbiamo due weapons. Aumentiamo. Ancora lì, eh? Allora facciamo questo. Ma guarda che serviva più che altro quello dei punti tecnica. Allora, è andato giù. Adesso che c'era il summon a 3. Vabbè, il problema è. Il problema è questo, che. Allora facciamo così, item, vediamo. Allora, skills. Ok. Però agisce dopo. No, aspetta. Vediamo quanto gli fa. 69. Ah, si è azzerato forse. Ce ne sono altri fuori. Perché loro sono qua. Loro non potevano sapere che noi ci stavamo incontrando in questo posto. Loro ci hanno chiamato spie. Non è che. Cioè, Glenn ha chiesto al principe informazioni riguardo al Grimorio come ricompensa. Sì, ma è un problema. Venire da Fanspor a collezionare informazioni riguardo a una super arma? Beh, forse non è stata la più grande, la più intelligente delle idee. Tu onestamente hai chiesto riguardo la pietra? Sì, infatti. Un po' ingenuo. Basta parlare, lasciamo questo posto e andiamo verso il monastero. A Len invece? Ma noi non abbiamo nemmeno negoziato un pagamento ancora. Beh, stai qui se preferisci. Il patibolo è gratis. Allora, andiamo fuori. Beh, qui non. Per ora non c'è. Dobbiamo andare sopra qua? Fermatevi lì, spie. Allora, dicevamo che è inutile usare. Quindi attacchiamolo uno alla volta. Sono piuttosto resistenti questi qua. Proviamo a usare quella di luce. 140.
alziamo le difese e poi alziamo anche l'altro. Abbiamo l'ultra, quindi questo è di più, dicevamo. Quindi questi attaccano sempre così. Usiamo la ultra. Che se magari poi adesso imbecchiamo un boss, non lo so, boh. Che ne so. Tra l'altro gli ha fatto un po' di danno. Allora, facciamo comunque una cura di tutti, anche se c'è il regen attivo. Ok. Adesso proviamo 3, vediamo. 351. Scappare. Oh, quanti incontri ci fa fare? E poi è un attacco magico, quindi c'hanno il mind abbassato, quindi va bene. Ma questo è inutile. Ce la fa così. Ah! C'è un wide. Almeno quello va fuori. Allora, se... Mind break 17 120 serve la ultra. Infatti ce ne abbiamo Angel Wing solo due, eh. Andiamo a farcela, cioè lasciamo perdere, facciamo quello che possiamo.
L'ultra sua era quella della spadona che dice la ultra di Baltasar. Fine, recupera un punto, un po' di punti tecnica per ogni attacco base, in effetti, perché alla fine anche lui sa che l'attacco base lo usiamo soprattutto quando abbiamo finito i punti tecnica, no? Chiaramente. Quindi tu quando inizi a usare gli attacchi base recuperi un po' di punti tecnica. Chiaramente. Allora, volevo vedere cosa faceva. Un nemico, ma. Forse un po' uno spreco, ok, andiamo alla Gilda, è questo che sta andando, questa è l'ultima fermata. Questo abbassa di tutti per tutti. Però boh. Diciamo che così possiamo. Allora, un attimo che tipo di danno fa 70, no? È sempre troppo poco. Pensiamo alle difese. Proviamo questo, se vediamo. 100. Conviene sempre attaccare così alla fine. Proviamo 65, sono lì più o meno. Già passato, avrei dovuto usare l'Alfred allora. C'è questo che fa regen. Andiamo prima questo. Ora un debuff che non abbiamo. Possiamo fare un summoner già. Ottimo. Con 32 rischiamo quasi che. Strada chiusa. Dannazione, non possiamo andare da nessuna parte. Ok, vostra. Stragla, da dire. Non mi ricordo mai. Il vostro sforzo finisce qua. I vostri sforzi finiscono qua. Cercherò di guadagnare un po' di tempo. Muovetevi.